Tutto del risotto con i fichi. L'albero ormai non ha più fichi, quindi questa sarà l'ultima ricetta. Ci vediamo ad agosto dell'anno prossimo. Partiamo con le basi. Solita tostatura del riso a secco. Riso carnaroli o arborio. Quanto dura la tostatura? 2-3 minuti. Sicuramente sentirai odore di pane e forse cambierà pure colore, dipende. Togliamo il riso tostato. Togliamo anche la pentola dal fuoco che è troppo calda. Un minuto dopo burro e scalogno. Stacci dietro perché sennò il burro si brucia. Se la temperatura si dovesse troppo alzare, sposta la pentola fuori dal fuoco. Appena lo scalogno è morbido, rimettiamo il riso. Sfumiamo col vino bianco e alziamo subito la fiamma per far evaporare. A questo punto parte la cottura del risotto. Brodo vegetale, no dado. Più o meno fino a coprire, man mano che viene assorbito ne aggiungiamo dell'altro. I tempi di cottura del riso sono giusti e i fichi no. Non li mettiamo in cottura perché non serve un cazzo. Ci ho provato 100 volte e no, si perdono. Li mettiamo in mantecatura. Non c'è bisogno di mescolare continuamente. Nel frattempo, piastra calda perché aggiungiamo della ciccia. Puoi mettere speck, pancetta, pancetta accoppata. Io ho trovato questo, uso questo. Tac, ci vorranno giusto un paio di minuti scarsi. Ovviamente, girale. Appena è pronto, lo mettiamo in un piatto. Deve essere croccante. Se hai sbagliato i tempi e l'hai fatto cuocere troppo poco, lo rimetti. Se l'hai fatto cuocere troppo, invece ti attacchi al cazzo. A fiamma spenta, burro e fichi tagliati a pezzetti. Mescoliamo bene e facciamo riposare per un paio di minuti. Col coperchio. Tac. E adesso assembliamo pepe, un pochino di grasso della pancetta, che non ci penso neanche a sprecarlo, poi ci mettiamo la pancetta, un paio di fichi a crudo che ci stanno benissimo e poi un pochino di burrata per concludere. E pronti? Niente male.